Bentornati a The Sport, e qui sono felice di parlare con Giorgio Panassero, che per me Grazie. È un grande personaggio. Grazie. Volontario del CIP, in pensione, alpino, tifoso del Torino, che va in bicicletta e pedala e pedala e pedala. Ecco, qual è il tuo ruolo, quale sarà il tuo ruolo al Trofeo della Mole e che cosa vuol dire per te dedicare, e lo fai da tanto tempo, buona parte della tua vita a questo impegno, che è un impegno importante. Allora, al Trofeo della Mole, come sempre, Cristina mi dà da gestire gli autisti con i mezzi, e quindi c'è da prendere tutti questi atleti e familiari, portarli in albergo, andarli a prendere. L'aeroporto. All'aeroporto. Niente auto blu però, eh? No, niente auto blu, con dei mezzi che abbiamo a disposizione dello sponsor della trasmissione. Ecco, del Comitato Italiano Paralimpico, abbiamo 3 mesi e con quelli riusciamo sempre a spostare tutti. Finora nessuno mai si è lamentato, anzi abbiamo avuto anche parecchi elogi di come li abbiamo trattati. Ma guarda, io devo dire che noi abbiamo la forza di questo volontariato, che è qualcosa di strepitoso, non soltanto nella nostra città, nella nostra regione, ma nel nostro paese. Ah, guarda, io quando sono andato in pensione, il giorno dopo che sono andato in pensione, io ero socio in una bocciofila, famosa. Lo so, tra l'altro, caro il mio Giorgio, tu hai fatto Nessuno è bocciato, che è un bellissimo titolo per una manifestazione, no? Nessuno è bocciato, sì, c'è un gruppo di disabili che volevano giocare a bocce, li ho invitati a venire alla società dove io appartengo ora, e volevano giocare a bocce, però in carrozzina giocare con le bocce metalliche che pesano 1 chilo e più, era un po' tanto. Ho detto, potete provare a giocare a petanca, che le bocce sono molto più piccole, e gli abbiamo preparato i campi e vengono a giocare normalmente. Mi sembra che adesso, dato che, visto che con questi disabili mi tolgono tanto tempo, seguo molto di meno la bocciofila. Però segui questi ragazzi. Però c'è altri che sono lì, che li seguono e li guardano, e loro vengono e giocano. Bene, c'è una cosa importante che deve dire la conduttrice. Sì, voglio soltanto ricollegarmi a questo dicendo che il progetto Nessuno Bocciato è portato avanti anche da una ragazza che si chiama Valentina Pico. Valentina, è stata, sì, proprio un po' sua l'idea di iniziarlo, dopo, esatto, aver visto le bocce Valentina, a Pechino, fra l'altro. È stata di Valentina e Cristina. E di Cristina Ansaldi. Cristina, esatto. Ansaldi, ecco, che hanno iniziato e si sono informati conoscendo Cristina, ma chiesto, sapeva che ero in questa bocciofila, se si poteva, e noi li abbiamo accettati. Alle tue spalle intanto stiamo vedendo anche Pietro in alcune immagini. Sì, immagini di tennis, eccetera, ma adesso facciamo una parentesi con un altro sport, perché lo scorso weekend si è svolta nelle Valli di Lanzo una manifestazione di parapendio per atleti disabili che siamo andati a vedere, e si chiamava Paravolando, e il servizio di Alex Tacchini. Salire sulle alture verdeggianti e delicatamente ventose da più di 1000 metri e librarsi con l'ausilio del variopinto parapendio nell'aria pura degli strapiombi della Val di Lanzo, a meno di 1 ora da Torino, sarebbe già di per sé esperienza degna di essere vissuta e raccontata in ogni sua emozionante sfaccettatura. Lo è ancora di più se la piccola, grande impresa viene fatta sperimentare a ragazzi disabili che, grazie ad un nutrito gruppo di volontari, esperti e disponibili, possono vedere tutti dall'alto, veramente dall'alto in basso. Ciao, allora siete Giovanni, appena arrivati, ciao, com'è andata? Bellissimo, una bellissima esperienza. Ma era la prima volta? Sì, 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 da ripetere sicuramente. C'hai già voglia di ripartire? Sì, sarebbe bello, sarebbe, sì, bello. Sì. Un po' di strizza? All'inizio, sì, all'inizio, però poi tutto passa e... No, si sente proprio una bella esperienza. Che cos'è Paravolando? Allora, Paravolando è una manifestazione che è nata nel 2007 e abbiamo organizzato questo volo per le persone disabili. In realtà iniziò nel 1994, quando costruimmo un carrozzino per poter far volare un ragazzo paraplegico. Poi non riuscimmo ad andare avanti, ma grazie poi alla Federazione Francese Volo Libero, che già aveva iniziato a studiare queste problematiche, abbiamo preso un carrozzino, portato qua, poi lentamente fatto i corsi e tutto quanto. Da allora, dal 2007, ogni anno si svolge la manifestazione Paravolando. Allora adesso ti chiediamo, visto che tu hai volato quante volte? Io ho volato 2 volte, una volta con Pietro e una volta con lui.
C'è un brevetto particolare per queste carrozzine o tutto libero? Vuoi dire... Sì, queste carrozzine no, per volare. No, ci sono delle ditte che lo costruiscono, ma non esiste una un'omologazione in tal senso. Queste ditte sono di dove? Francesi, tutte assolutamente francesi. Assolutamente, in Italia non si fa niente, si va a prendere in Francia. No, anzi, questa è l'unica manifestazione che si fa in Italia. Siamo noi per adesso che lo facciamo perché è piuttosto costoso proprio a causa di queste carrozzine che hanno un prezzo elevato. E come ti è venuto in mente di paravolare? Sai, io nel tempo libero ho praticato molti sport, tutti belli, mi piacevano tutti quanti, però quello che amo di più è la natura. Io l'ho sempre amata la montagna, da piccolo ci venivo spesso e guardavo tra l'altro sempre quei robbi girare. Quei matti che si lanciavano giù. Quelli, ma più che lanciavano li vedevo come volare, no? Come degli uccelli. Spiegaci un po' l'evoluzione dall'alto quando ci si lancia poi per arrivare qui. Ok, molto semplice. Il pilota il pilota in questo caso Guido, col passeggero che è Giovanni, decollerà da lassù in alto, passerà in centrovalle, smaltirà un pochettino di quota passando sopra le nostre teste, si sposta alle nostre spalle, alla fine del prato, quindi alla fine dell'atterraggio. Se eventualmente avrà ancora della quota, la smaltirà e atterrerà controvento, cercando di arrivare il più vicino possibile alla nostra... A 100 metri da qua. Allora Aldo, vediamo di far capire ai nostri amici telespettatori dove si trovano le valli di Lanzo e il fatto che là siamo già in Francia. Esatto, però là è Francia. Provincia di Torino, la valle di Lanzo è una delle tre. Questa è la Val Grande e finisce con la catena montuosa delle le Vanne. E poi il Lotarè dov'è? Il Lotarè è sulla sinistra ed era un valico che facevano i nostri nonni per passare in Francia. Però adesso è un ghiacciaio? Sì, c'è neve perenne praticamente, neve, non più ghiacciaio, neve. Ecco, la caratteristica di questo luogo è la sua ventosità costante. Sì, il vento qui è sempre costante. Siamo riparati dal Gran Paradiso per i venti da nord, perciò che sarebbero negativi per il volo, e c'è sempre vento. Quindi l'ideale per fare questa attività di parapendio. Volo di montagna, molto impegnativo, però è bello. I corsi per lanciarsi col parapendio per disabili e non sono identici? Necessitano di un percorso differente perché a parte i voli, questa è la grossa problematica, devono essere dei voli attrezzati, dei voli con dei decolli che abbiano delle pendenze adeguate, degli atterraggi sufficientemente grandi che in Italia purtroppo non ci sono. In Francia solo dall'altra parte del versante ce ne sono almeno una quindicina. Poi la Francia non è lontana, è là. Quanto dista qua la Francia? La Francia dista tantissimo da un punto di vista economico, molto poco da un punto di vista chilometrico. Ecco. Per questo l'edizione 2011 di Paravolando, iniziativa unica in Italia e mutuata dai cugini d'Oltralpe, è evento decisamente eccezionale per modi, tempi e livello assoluto di percezione di qualità della vita. Pietro, racconta che cosa hai fatto nel 2006 in Piazza San Carlo. Cosa ho fatto in Piazza San Carlo? Nel 2006. Niente, mi avevano proposto un lancio col paracadute per l'arrivo della bandiera paralimpica e io ho accettato di buon grado perché comunque, a parte che non ci sarebbe stato nessun altro che si sarebbe mai lanciato, penso. Ma comunque, vabbè, a prescindere, mi piaceva l'idea e così l'abbiamo fatto. Mi sono lanciato in tandem, bello il lancio, fantastico sopra Torino, una bellissima esperienza. L'atterraggio è stato un po' più traumatico, ma comunque... È andato, sì, insomma. È stato bellissimo, comunque è stato divertente. Un po' di panico per chi ha visto, niente di più. Già io solo ad ascoltarlo, guarda. Sì, appunto, poi ci siamo ancora ripetuti altri 3-4 volte forse. Sì, guarda un'altra volta per i mondiali di scherma. Sempre in no, quella è stata in quell'occasione, no? No, i mondiali di scherma no. Non sta bene col parapendio sulla testa. Non l'ho fatto, era il Paralympic Day, era. Paralympic era Day. Per il Paralympic Day, per il mondiale di scherma non l'ho mai più fatto. Vabbè, comunque insomma hai fatto praticamente quasi tutti gli sport, quindi ma non poteva dire mancare che questo. In questi 18 anni di carrozzina, di esperienza sportiva, ne ho provate veramente tante, sì. Tiziana, tornando al trofeo della Mole, andrai a vedere qualche partita?
Sì, io normalmente sono in vacanza in quel periodo lì, io dico sempre che faccio le ferie Fiat al 1° agosto, ma sicuramente, perché anche per me sarebbe il 9° torneo della Mole, quindi non lo voglio perdere. Le date poi non sono così difficile, siamo già verso Rientro, penso di venire gli ultimi 2 giorni sicuramente, perché è veramente, vale la pena. Io trovo che il tennis in carrozzina è forse uno degli sport più divertenti da vedere per il pubblico, quindi non voglio perdermi un divertimento, perché io lo dico sempre, vedere lo sport per atleti con disabilità è anche molto molto divertente, molto appassionante, certi sport certamente più di altri. Bene, quindi adesso abbiamo... Bene però, Ma non è che ci sia, li abbiamo già detti tutti i modi per lanciare la pubblicità. Ma devi inventarne uno nuovo, però. Ma non è che dopo 40 anni di storia della televisione arrivo io. Cristina durante la pubblicità ha detto tra un po' devi portare il caffè e fare il vero valletto. In effetti è un po' sete, fa caldo. Un po' d'acqua, potresti anche portarla, in effetti. Pubblicità. Un nuovo carosello.